che però ha vinto a Wimbledon, precisamente contro Dennis Ralston nel 1966. Manolo Santana, tipico giocatore di terra, si impose anche sull'erba. Becker mette in rete un rovescio piuttosto facile. 15-40, ci sono due palle break a favore Sampras. Questo è un errore che Becker fa spesso, vuole giocare un colpo con il taglio sopra la palla quando sarebbe consigliabile, contro palle senza peso, magari giocare un colpo di approccio e prendere la rete. Certo, può sembrare un po' presuntuoso voler spiegare un campione del calibro di Becker, al numero uno del mondo, come si deve fare in certe situazioni. Per la verità, dal punto di vista statistico, un colpo del genere avrebbe miglior successo. ...30-40... risolve di potenza Becker su uno smash piuttosto semplice. Ancora una palla break a favore di Sampras. È lunga la risposta di Sampras contro la prima palla piuttosto robusta di Becker. 40 pari, quindi eliminato per ora il pericolo da parte di Becker. Becker deve cedere il punto. Miracolo è la demi-volée o volée bassa, non siamo riusciti a vedere bene, pareva più una demi-volée con la quale si è opposto al primo passante di Sampras. Nulla ha potuto contro il secondo passante, completamente squilibrato sulla rete. Sampras aveva tutto il campo a disposizione, quindi terza palla break a favore dello statunitense. Vediamo se Becker riesce a venire fuori da questa situazione. È chiamata out la prima palla di servizio e Paolo Pereira fa un gesto come a indicare il piccolo spazio che separava la palla dal campo, fuori di poco. Però è dentro il campo, questo terrificante diritto di Becker con il quale il tedesco riesce ad annullare la terza palla break. Ancora parità. Qui ci ricordano ancora che c'è, dopo questo evento alla televisione americana, una gara di tuffi, precisamente i campionati degli Stati Uniti. Oh! Becker non ne volle proprio sapere di tenere questo servizio. Ancora doppio fallo e ancora palla break a favore di Sampras. È il settimo doppio fallo di Becker,
fa molta fatica a tenere il servizio Becker in questo gioco. Per la verità nei turni precedenti aveva vinto per due volte il servizio a zero. E ancora con il diritto Becker annulla la palla break a Sampras. Parità. È il sesto ace dell'incontro, vantaggio Becker, secondo ace in questo gioco. Di Sampras, Becker tiene il servizio e con esso si aggiudica il secondo set con il punteggio di 6-3. Ricordiamo gli amici appassionati di tennis che da domani inizia l'Open degli Stati Uniti. Telepiù 2 sarà presente in forze con un programma che si può definire completo, dalle 17 per il programma pomeridiano e dall'1.30 del mattino per il programma serale, programma che verrà replicato il giorno seguente a partire dalle 12.30. Squadra completo, Rino Tommasi in testa, Gianni Clerici, Ubaldo Scanagatta e il sottoscritto. Tanto Sampras, mentre io vi ricordavo che c'è grande tennis su Telepiù 2, è al servizio nel terzo set. È completamente fuori misura il diritto di Sampras, tra l'altro era ben sollevato da terra, lo statunitense non aveva appoggio. 15 pari. Colpo straordinario, la finale si sta facendo vedere vicino a qualche errore, soprattutto di rimbalzo da parte di Sampras, qualche indecisione al servizio di Becker, anche dei colpi straordinari. Ecco qua, buon servizio di Sampras, si difende bene Becker, ma anche Sampras che riesce ugualmente a tenere lunga la volée nonostante fosse in grande difficoltà, e Becker pur arrivando in corsa riesce a giocare un ottimo cross di rovescio. 15-30. Okay. 30 pari, rimette a posto le cose con il servizio Sampras. Dopo due set e circa due ore di gioco, è durato 48 minuti il secondo set, 1:10 il primo set. Tutto da rifare per i contendenti della finale del torneo di Indianapolis. Eccolo qua, Pete Sampras. Straordinario campione rivelatosi all'Open degli Stati Uniti l'anno scorso. 40-30. Gli americani sono riusciti nel giro di poco tempo a ripristinare una squadra di grandissimo rispetto. Ma seguiamo il gioco, Sampras tiene il servizio, 1-0 a suo favore nella terza e decisiva.